Ben ritrovati a tutti, eccoci nuovamente in cucina, anche quest'oggi andremo a prepararci qualcosina di simpatico per l'aperitivo quest'oggi. Utilizzeremo un ingrediente diverso dal solito, nel senso che utilizzeremo la pasta filo. Ossia un'ottima idea per sostituire la pasta sfoglia. È sempre un ingrediente che si trova pronto anche all'uso, lo trovate su tutti i supermercati, anche quelli magari possibilmente un pochino più grandini, lo trovate proprio nel banco frigo vicino alla pasta brisè, vicino alla pasta sfoglia, trovate la pasta filo. Allora, quest'oggi prepareremo degli involtini con ricotta e spinaci, però si possono anche fare altre cose. Ad esempio, visto che siamo così in diretta, mi permetto di dare qualche idea. Non so, ad esempio, la serata che volete fare una cosa un pochino diversa con gli amici, volete fare una serata orientale, decidete di fare ad esempio degli involtini primavera, ecco che andrete ad utilizzare la pasta filo. Magari vi preparate su un padellino a parte le verdurine, normalmente si utilizzano le carote e un po' di cappuccio, si fa proprio cucinare lentamente con un pochino di olio, anche olio di semi, un po' di sale, una spruzzata di salsa di soia, che così va ad aromatizzare e anche a salare le vostre verdure. Ecco, quindi si possono creare sia involtini primavera che poi andranno fritti, che questo tipo di involtino che facciamo quest'oggi con ricotta e spinaci che andremo a cucinare al forno. Allora, dunque, partiamo subito, vi faccio vedere un attimo gli ingredienti, vediamo se il collegamento c'è, se tutto funziona, magari se mi dite se si sente bene l'audio, se l'inquadratura va bene. Ok, allora, io su questo padellino sto facendo cucinare 100 g di spinaci. Allora, io ho utilizzato degli spinaci surgelati, li ho semplicemente cotti con un pochino di olio, uno spicchio d'aglio, un po' di sale e sono praticamente quasi pronti, vi ho risparmiato diciamo il tempo della cottura. Allora, a questo punto direi che prendiamo una ciotolina, aspettate che metto bene il telefono, che così magari si riprende bene il banco. Allora, ci prendiamo una ciotolina e andiamo a versarci i nostri spinaci, ok? Allora, 100 grammi abbiamo detto di spinaci già cotti, poi inseriamo della ricotta. Io normalmente utilizzo una ricotta fresca, vado proprio in latteria a procurarla, si possono utilizzare anche le ricotte, quelle confezionate, però diciamo che il prodotto fresco è sempre migliore. Quindi 100 grammi anche di ricotta, quindi pari dosi, inseriamo il tutto e adesso ci prepariamo l'impasto del nostro involtino. Allora, un attimo che prendiamo anche un cucchiaio, vediamo se lo recuperiamo, eccolo qua. Allora, mescoliamo bene il tutto, tra l'altro adesso gli spinaci sono ancora caldini, quindi si scioglie anche un pochino la ricotta. Io non inserisco del parmigiano reggiano, però volendo si può mettere anche un pochino di grattugiato oppure anche del pecorino. Per me è già sufficiente così, perché comunque gli spinaci sono anche già salati, di conseguenza è già pronto. Ok? Ciao Esther! Ecco, saluto mia figlia che esce anche lei di casa. Allora, ecco qua, quindi diciamo la nostra farcitura è già pronta, quindi in un attimo è fatta. Ora andiamo a prepararci un'emulsione, prendiamo un'altra piccola ciotolina e andiamo a versarci un po' di olio, tenete conto che saranno circa 2-3 cucchiai di olio, e poi andiamo a dividerlo con un pochino di acqua in modo da emulsionare il tutto, perché ci servirà per andare a spennellare questa pasta filo, per inumidirla e insaporirla, e andremo a utilizzare un pennello da cucina. Allora, mescoliamo il tutto in modo che così anche l'emulsione è pronta, ecco qui. Allora, adesso apriamo subito questa confezione di pasta filo, la apro con voi perché una volta aperta va subito utilizzata, nel senso che se si lascia troppo aperta rischia poi di seccarsi. Allora, come si presenta? Ci sono diversi fogli, quindi non è come la pasta sfoglia che c'è solo una sfoglia, sono diverse le foglie, vedete? Adesso io non le ho contate, ma saranno tipo una decina, quindi sono tantissime.
noi ne prendiamo semplicemente una, perché la dose che vi sto dando è per 4 involtini. Quindi prendiamo una foglia, ecco qui. Allora, si possono anche utilizzare doppie, quindi creare un involtino con doppia farcitura. Però a me piace farla semplicemente con una, in modo che così risulta estremamente croccante e l'interno molto morbido con l'impasto che abbiamo creato. Allora, ecco qua, vediamo se si vede bene, sì. Allora, tagliamo in facciamo 4 strisce, le tagliamo proprio così, in modo da creare questi 4 involtini. Taglio direttamente sul piano di lavoro, poi andiamo a inserirli nella placca da forno. Allora, importante è andare appunto ad inumidire ed insaporire con questa emulsione che abbiamo preparato, che ci permetterà poi non soltanto di insaporire, ma anche di sigillarla, no? Di sigillare bene questo involtino e renderlo poi molto croccante quando andrà poi in forno. Ecco, allora adesso spennelliamo bene anche da questa parte. Qualcuno di voi li ha mai fatti gli involtini con la pasta filo? Normalmente viene utilizzata appunto quando si preparano degli involtini primavera o comunque qualcosina di orientale, però sono davvero molto interessanti e sfiziosi anche per l'aperitivo. Sono velocissimi, perché vedrete adesso proprio in 10 minuti sono fatti, ma sono assolutamente molto molto gradevoli, piacciono molto. Poi andremo a metterci dei semini di sesamo, andiamo ad arricchire un po' col gusto del semino, oltre a renderli anche carini. Ecco qua, allora inumidiamo ancora un pochino, in modo che poi riusciamo a ad avvolgerli bene. Perfetto. Allora, adesso andiamo a prendere una cucchiaiata, la mettiamo proprio qui al centro, così facciamo proprio un bel ripieno. Ecco qui, poi ce ne facciamo un altro da questa parte. Allora, noi oggi utilizziamo ricotta e spinaci, però appunto anche qui come verdure si possono utilizzare delle carote, della verza, oppure della cipolla caramellata, oppure anche delle punte di asparagi, adesso che è il periodo, potrebbero essere anche le puntine d'asparago se vi piacciono, quindi a seconda un po' dei gusti si procede. Allora, inserisco anche un pochino di formaggio, perché a me piace poi avere anche un po' di così di filamento all'interno. Allora prendo proprio delle fettine di Emmental, vedete, sono già delle fettine tagliate sottili, e glielo vado proprio a posizionare qui sopra, così poi si scioglie bene il tutto. E adesso andiamo a richiudere il nostro involtino. Ecco qua. Facciamo una sorta di pacchettino regalo, in buona sostanza, quindi niente di complicato. Ecco qua, così uno, poi facciamo l'altro, ne vengono giusto 4. Poi eventualmente, se ne dovete fare un pochino di più, fate altro che raddoppiare anche la dose della farcitura. Abbiamo detto 100 grammi di ricotta, 100 grammi di spinaci. Ecco qui, dopo andiamo a posizionarli sulla placca da forno, che così poi andiamo a dare un'ultima spennellata. Qui andiamo a richiuderli in questo modo, come fare proprio degli involtini primavera, solo che questi andranno cotti in forno, mentre gli involtini primavera vanno fritti immersi nell'olio bollente. Ecco qui, quindi vedete, molto molto semplice. Allora, abbiamo utilizzato un foglio di pasta filo, volendo si possono mettere doppi se volete crearli un pochino più spessi. Allora, prendiamo una placca da forno rivestita, andiamo a metterli direttamente qui, ecco qua, vediamo se mi sposto dopo un pochino con il telefono, se no non si vede bene il piano di lavoro. Ecco fatto, guardate. Scusate che avevo messo male la posizione. Quindi li abbiamo messi direttamente in placca. Ora continuiamo a dargli un'ultima spennellata, la andiamo proprio a inumidire,
e poi andiamo a versarci sopra, come vi dicevo, i semini di sesamo. Se poi vi piace si possono mettere anche semini di papavero, se volete fare ad esempio due colori, portare in tavola due colori. Ecco qui, quindi in un attimo sono fatti, adesso prendiamo i semini e li versiamo proprio a cascata. Ecco, facciamo proprio una bella crosticina di semi. Eccoli qua pronti. Adesso cosa si fa? Si mettono direttamente nel forno, forno preriscaldato 180 gradi, circa un 20 minuti, poi magari date un'occhiata anche con il vostro forno, devono risultare belli dorati, molto croccanti all'esterno, va bene? Quindi posiziono subito, ecco qua, e tra 20 minuti sono pronti. Allora io ve li faccio ovviamente vedere già cotti, li ho preparati proprio prima in modo da non farvi attendere il tempo della cottura. Ecco qua, ve li faccio vedere pronti per l'aperitivo, ci manca solo il calice adesso. Eccoli qua, vedete? Adesso magari ve ne prendo uno così sono ancora un po' tiepidini. Eccoli qua, questi sono gli involtini. Sono molto sfiziosi, vedo che piacciono quando si portano in tavola, sono sempre molto graditi. Allora, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione che mi avete dedicato, grazie mille, attendo le vostre foto, le vostre considerazioni, qualora avrete voglia di provare, di replicare insomma queste ricette, quindi aspetto i vostri messaggi. Vi ringrazio, vi mando un bacione, vi auguro una buona serata, ciao a tutti, ciao!